Salve e bentrovati al primo appuntamento di questa settimana. I ribassi delle borse mondiali continuano, ma non si tratta di un tonfo così pesante come quello che si temeva in avvio di contrattazioni. Come vedremo a breve, è stata una giornata borsistica caratterizzata da più di un cambio di direzione. Il greggio intanto continua la sua marcia rialzista, lo stesso discorso vale anche per il gas. Il nostro FTSE MIB, che la scorsa settimana aveva ceduto il 13%, oggi verso le 9:30 stava perdendo oltre 6 punti e mezzo percentuali, poi il progressivo recupero, tanto da risalire addirittura in territorio positivo, fino però al passivo finale che si avvicina al punto e mezzo. Francoforte chiude con perdite prossime al meno 2. In questo caso le oscillazioni sono state meno brusche, per esempio nei primi minuti era stato toccato un massimo a meno 5, ma l'andamento nel resto di giornata è stato simile. Anche Wall Street ha aperto in rosso. In questo momento Nasdaq e Dow Jones stanno accusando passivi di poco superiori al punto e mezzo percentuale. A Piazza Affari, comparto auto a KO. Stellantis precipita in coda al listino milanese con un tonfo che si avvicina a 6 punti e mezzo, mentre Ferrari cede 5 punti e 68%. Spiccano nuovamente vendite sui bancari, in primis UniCredit e BPER a ridosso del meno 5,50%. In netta flessione Telecom, dopo il meno 35 circa registrato la scorsa settimana in scia ai risultati di bilancio del 2021, il titolo tocca un nuovo minimo storico. Come da premessa iniziale, i titoli che riescono a guadagnare sono quelli legati alle materie prime, bene rifugio per gli investitori come il petrolio. Allora, in primis troviamo Tenaris che avanza sui massimi del 2019 con un più 13%. Buona intonazione anche su Eni che supera i 4 punti percentuali. A guidare gli acquisti sugli industriali è Leonardo, come sapete, la società che produce armamenti bellici. Sempre tra gli industriali sorprendono i risultati di Prysmian vicino ai 4 punti e mezzo e CNH Industrial che si aggiudica 3 punti percentuali. Dal Forex l'euro-dollaro continua a scendere. L'ultima volta che il cambio si era trovato sui minimi odierni era maggio 2020. Meno ampio il ribasso del cross euro-yen, che nel corso della giornata era sceso più volte sotto i 125. La moneta unica riesce invece a guadagnare parzialmente terreno nei confronti della sterlina. E ora chiudiamo con l'intervista a Pietro Riglia. Salve a tutti, per le interviste di TraderLink, ospite di oggi come ogni lunedì Pietro Riglia, trader indipendente ed autore del blog Un occhio sui mercati azionari. Con lui vedremo appunto l'apertura della settimana. Lascio a te i grafici. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti e dobbiamo subito dire che è ancora un inizio di settimana all'insegna delle vendite per quanto riguarda i mercati azionari. Arriviamo da una settimana che ha visto la peggiore performance dal Covid in poi. Possiamo aprire i nostri monitor con Piazza Affari che perde quasi il 13% e un deflusso di fondi dal mercato azionario, appunto, come non si vedeva da 2 anni, oltre 6,5 miliardi di dollari escono dal mercato azionario e che si sono rivolti verso i classici beni rifugio, oro. Poi abbiamo anche il gold, l'oro, ma anche il biglietto verde. Questo perché c'è la recrudescenza del conflitto militare in Ucraina, con recrudescenza anche per quanto riguarda la paura di un attacco anche nucleare. Abbiamo visto quello che è successo venerdì e quindi in questo contesto è normale che i nostri mercati azionari continuino questa profonda fase caratterizzata da vendite, come appunto vediamo sullo schermo. Nel breve stiamo assistendo nell'intra ad un recupero, un rimbalzo in scia al forte ipervenduto, però dobbiamo subito dire che per inviare un primo segnale di positività i prezzi dovrebbero tornare sopra la soglia dei 24.000 punti, supporti di luglio che abbiamo appunto perso durante la scorsa settimana con quell'appunto forte sell-off. Solo oltre 24.000 punti avremmo primi e timidi segnali di positività. Quindi in questo contesto qual è la soluzione, il consiglio che bisogna dare agli investitori? Innanzitutto evitare il panico, anche se questo è difficile e da mantenere, e allo stesso tempo cercare con calma di andare alla scoperta di quei titoli che ancora oggi hanno un'ottima forza relativa e che questa fase attuale li ha portati su dei livelli supportivi dall'ottimo rischio rendimento. Il caso emblematico è quello di Amplifon, titolo che durante
non questa settimana, ma quella precedente, aveva toccato degli importanti minimi di periodo, posizionati in area 33,50-34 euro. Questa potrebbe essere appunto un'ottima area dove eventualmente entrare in acquisto, e sulla forza invece il superamento di area 37,50-38 euro darebbe un segnale di forza, perché il titolo andrebbe poi a disegnare un doppio minimo con primi target tra le 40 e a proseguire area 41,50. Poi abbiamo anche, sempre per rimanere tra le Blue Chip 40, abbiamo il titolo Prismon. Anche qui è un titolo che oggi ha nuovamente raggiunto i minimi delle ultime settimane, degli ultimi mesi, possiamo dire, l'area dei 26,50. Anche questo potrebbe rappresentare una base dove il titolo può ripartire, ma per dare un segnale di forza il titolo deve confermarsi sopra le prime resistenze di breve, area 29,50, oltre quali ci sarebbe sicuramente un segnale di prosecuzione di questo movimento rialzista, anche perché oggi stiamo andando a disegnare un ops rialzista, un pattern di inversione che solitamente preannuncia un recupero importante delle quotazioni. Ed infine, per rimanere sempre nelle Blue Chip 40, andiamo sul titolo più tecnologico, più tech, che abbiamo a Piazza Affari, e il titolo STM, titolo che durante la scorsa settimana intanto sta proseguendo questo forte trend ribassista, è andato anche a chiudere il gap up è stato aperto nel mese di luglio, ovvero l'area dei 33,19,50 centesimi, chiuso, abbiamo toccato un minimo intra oggi sotto i 31,80, recuperi in corso, questo è un rimbalzo, ma abbiamo bisogno di una conferma, e la conferma arriverebbe con il ritorno dei prezzi sopra gli ex supporti, ora resistente 34,75 34,80. Oltre questi livelli il rimbalzo odierno assumerebbe maggiore importanza e maggiore forza, con target ambiziosi posti anche fin verso area 38/38,50. Questa naturalmente è una view nel caso in cui i mercati dovessero rimbalzare, andare ora al ribasso con un indice che hanno perso tra il 20-25% dei massimi, non è la soluzione migliore. La soluzione migliore in questo caso è aspettare, cercare appunto quei titoli che hanno un'ottima forza e sono arrivati su dei livelli importanti per quanto riguarda i propri supporti. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per l'ampia panoramica e con te rimando l'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a te Rossana, ricordiamoci questa settimana c'è anche la BCE in questo quadro di mercato abbastanza critico. Ciao Rossana. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere aggiornati sui nostri contenuti sul canale YouTube di TraderLink, sulla nostra app e su TraderLink Cloud. Non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento a domani. Arrivederci.